po' alla volta, sapete che un po' alla volta facciamo tutto. Come si può percepire l'energia del Buddha a un chilometro di distanza, per esempio, no? Non è carina questa cosa, non è bella, non è verosimile, per me è così, insomma. Anche se questa cosa non la posso toccare con mano, però mi rendo conto che è verosimile. E questo da cosa dipende? Dipende proprio da quello che vi dicevo prima. E cioè che in questi milioni di anni, migliaia di anni, in cui l'anima prende possesso della personalità, c'è tutto un periodo in cui l'anima si trova ancora fuori dal corpo fisico. Vedete, riesce ancora ad osservare la fisicità all'esterno, ciò vuol dire che vive ancora in gran parte nel mondo spirituale. Mi seguite? Noi adesso viviamo completamente nel mondo della personalità, completamente, tranne alcuni sprazzi a volte, ma è meglio non averli questi sprazzi per certi aspetti. Una persona normale, ed è importante essere normali, una persona normale è concentrata qui, è concentrata all'interno della personalità. Non so se ricordate quell'incontro che ho fatto su Steiner proprio, su Siero Magico, molto bella quella conferenza, poi magari qualcuno di voi, so che mi aiutate sempre, potete postarla nel primo corso così che tutti possano vederla, visto che poi è accessibile a tutti quanti, in cui lui parla, dice proprio queste parole, dice ci sarà nel futuro le forze oscure faranno in modo tramite alcuni sieri magici di creare una destabilizzazione tra il corpo fisico e i corpi sottili degli esseri umani. E questo determinerà, l'ho spiegato bene comunque in quella conferenza lì, quindi ascoltatela, determinerà uno sfasamento che porterà a delle controindicazioni anche abbastanza gravi. E noi stiamo vivendo questa cosa. E lui aveva previsto proprio esattamente, poi mi sono permesso di spiegarla un po' meglio in un linguaggio più attuale, però è quello che sta accadendo, per cui effettivamente il siero magico per certi aspetti crea questo sfasamento tra i corpi e non è affatto una cosa positiva. Si può trasformare in una cosa positiva, se mai avete delle domande vi risponderò la settimana prossima. Però generalmente non è una cosa positiva. Cioè una persona normale nel 2023 è qualcuno che è dentro qua, che non fa loca, che non va, che dice ah, io vedo la Madonna, io vedo questo, vedo le astronavi che arrivano. Ecco, quindi se fa locata in quel modo lì vuol dire che questa è una disfunzione, non è un elemento per il quale voi potete dire di essere cresciuti interiormente. Cioè se parlate con il mondo, con le astronavi, insomma, rimettete un po' le cose a posto. Perché, insomma, poi può darsi, una persona su mille forse, no? Può effettivamente avere quell'apertura. Mi spiego. Dai, voglio parlare 5 minuti di questa cosa. Allora, noi siamo dentro qua, mi capite? Per milioni di anni siamo stati fuori, poi entriamo e poi usciamo. Va bene? Allora, prima di entrare nella personalità, vivevamo ancora gran parte della nostra vita quotidiana nei mondi spirituali. Ciò vuol dire che eravamo in grado di percepire con chiarezza che il Buddha si stava avvicinando. Mi capite? Perché la nostra percezione andava oltre i sensi fisici. Quali sensi fisici non erano ancora perfezionati? Cioè l'anima non era ancora entrata completamente. Quindi i sensi fisici funzionavano, per modo di dire, funzionavano. Hanno cominciato a funzionare nel corso di milioni di anni, però in realtà noi funzionavamo molto di più a livello dei sensi sottili. I sensi sottili percepiscono dei mondi che sono completamente diversi. Quindi, migliaia di anni fa, a mio parere, in base a quello che posso vedere dentro di me, si poteva percepire con chiarezza l'avvicinarsi del Buddha, perché succedeva qualcosa, che l'aria assumeva un profumo, un colore, una sostanza particolare che era percepibile. Adesso non è più percepibile, ma il fatto che non sia percepibile non è un difetto. Mentre invece tantissimi ricercatori spirituali considerano questa mancanza di visioni eccezionali, la considerano un difetto. A volte desiderando con tutto loro stessi di vedere l'aura delle persone, di aprire il terzo occhio, di aprire il quarto orecchio.
Tanti di voi desiderano queste cose che sono tutte farlocche, tenenti, però perché c'è questo desiderio di essere diversi da quello che si è, che è una trappola gigantesca, vedete. Allora, se abbiamo perso questi sensi, c'è una ragione evolutiva importante, questo che è da capire. Abbiamo perso i sensi sottili, li abbiamo persi in realtà, però li abbiamo lasciati da parte per un certo periodo per poterci concentrare all'interno di noi stessi, mettendo a punto i nostri sensi fisici per farli diventare incarnati proprio. Il nostro compito in questo momento evolutivo è essere pienamente incarnati senza andare a visitare dei mondi strani, però incominciare il viaggio di ritorno a casa. Cioè il viaggio di ritorno a casa è quello in cui un po' alla volta la nostra anima esce, avrà una concezione della personalità diversa da quella che abbiamo noi. E voi capite bene il risultato incredibile, il risultato incredibile. Qual è il primo grande risultato del fatto che l'anima possa osservare la sua personalità? Beh, il primo risultato, il più grande, è la presa di coscienza dell'immortalità. Non è così? Noi viviamo in un momento evolutivo in cui abbiamo paura della morte. Questa paura della morte non esisteva prima. Perché? Perché guardavamo il corpo moriva, il corpo nasceva, il corpo moriva, il corpo nasceva. Non ce ne fregava niente. Fino a quando un po' alla volta abbiamo preso possesso completo della nostra personalità, adesso siamo dentro, quindi abbiamo paura di morire, certo. Perché? Perché siamo completamente identificati con questo ammasso di carne e di ossa, vedete? È normale che sia così. Però chi fa un lavoro su di sé, come voi, può incominciare il viaggio di ritorno. Vedete con quanto è importante questa cosa, eh? E questo viaggio di ritorno significa spostare la propria identificazione un po' alla volta dalla personalità all'anima. Questo è un po' il lavoro che noi cerchiamo di fare. Però non è che spostando questa cosa incominciamo a visitare, a viaggiare nei mondi eterici, di qua no, insomma. Vi ripeto, essere normali, secondo me è la cosa migliore. Se siete normali va bene così. Non cercate di essere diversi da quello che siete, perché il momento evolutivo è questo. Però potete fare un cammino solido, efficace, per entrare nel nuovo mondo, ma sapendo come funzionano le cose però. Sapendo quindi che il fatto di voler essere diversi da quello che si è, di voler parlare con gli extraterrestri, sono farlocche tipiche della personalità. Quindi io sto insegnando a voi un po' alla volta a riconoscere le trappole, gli inghippi della personalità, a guardarli e a sorridere, perché la personalità vorrebbe farvi pensare che voi siete gli eletti del cielo e della terra del Signore e che incominciate a parlare con gli angeli e con San Francesco, ma insomma. Queste cose possono anche funzionare apparentemente, ma sono tutte farlocherie. Vedete quanto è importante essere normali. Ma allora perché dico tutto questo? Adesso ho fatto un breve excursus. Tanto per dirvi che il lavoro bisogna farlo seriamente, sapendo come funzionano le cose, quindi senza sballoccare, ma sapendo che questo ritorno a casa si può fare. E ancora una volta, se noi spostiamo la nostra attenzione, la nostra coscienza dalla personalità all'anima, il grande vantaggio è lo stesso che vi dicevo prima. E cioè che finalmente il senso dell'immortalità incomincia a essere qualcosa che voi toccate. Non è più una credenza, non è più qualcosa che appartiene al mondo così del pensiero, della riflessione, no? Diventa effettivamente un'acquisizione animica, capite? Ed è in realtà poi quando succede questa acquisizione animica, cioè quando si percepisce se stessi come immortali. Beh, ci si rende conto di esserlo sempre stati in quel momento lì, e questo è il paradosso della crescita interiore. Quindi bisogna lavorare su di sé, sicuramente, e spostare il proprio centro dalla personalità all'anima. Questo si può fare, si deve fare. E la logica spirituale vi aiuta a capire bene come funzionano queste cose. Spostare la vostra attenzione da quegli io osservatori che appartengono al mondo della personalità fino al testimone dell'anima. A testimone dell'intelligenza cardiaca, un po' alla volta, questo è il nostro lavoro. Con calma lo faremo. Ma insomma, per arrivare alla domanda, allora, ogni volta che la nostra, adesso mi capite bene, che la nostra coscienza si sposta all'interno, avete capito cosa vuol dire all'interno? Si sposta sui corpi reali piuttosto che sui corpi immaginari, si sposta dalla personalità all'anima.
allora la nostra espansione, l'espansione della nostra coscienza si amplia enormemente, fino ad arrivare al punto, al settimo corpo, intendiamoci, nessuno di noi è ancora lì, Questa è l'estrema illuminazione su questo pianeta, la coscienza di sé come un punto che ha un'espansione infinita. Beh, cosa accade quando si tocca questa espansione infinita? Beh, che tutto quello che noi vogliamo, desideriamo, siamo noi. So che sembra strana questa frase. Allora, vedete, corpo fisico, emanazione, la mia puzza, il mio profumo, emanazione, corpo emozionale all'interno, emanazione maggiore, 5 km per il Buddha, fantastico, no? Emanazione mentale, bah, non lo so, 100 km per Zarathustra, non lo so, dico così, no? Tanto per farvi capire, la nostra emanazione è comunque più grande. Quando cominciamo a entrare in quelli che sono i corpi dell'anima, questa emanazione si espande, quindi riusciamo a vedere, riusciamo a cogliere aspetti del mondo reale, perché quando incominciamo a portare la nostra attenzione, la nostra concentrazione, la nostra riflessione, la nostra meditazione su quelli che noi siamo realmente, in quel momento incominciate a capire cosa voglio dire. In quel momento abbracciamo un campo di conoscenza che è estremamente più grande, fino ad arrivare a quel punto. E questo so che è un paradosso, però questo punto è emanazione infinita, vuol dire che tutto quello che esiste nell'universo siamo noi. E se sono io questa parte dell'universo, la conosco perché sono io. Mi capite? Questa è l'onniscienza. Intendiamoci, siamo ben lontani da questa cosa, ma ricordatevi quello che vi dicevo all'inizio. Non sto parlando di on-off, non sto parlando di acceso o spento. Sto parlando di un cammino graduale verso l'emanazione della nostra coscienza, l'illuminazione della nostra coscienza. Quindi, per ritornare alla domanda, effettivamente è così, e cioè arriverà un momento in cui noi saremo onniscienti, sempre all'interno comunque di un certo mondo, però insomma, possiamo dire onniscienti, cioè tutte le domande che noi avremo, avremo davanti ai nostri occhi la risposta. E avete capito perché? Perché quella risposta sono io, perché quella risposta è la mia emanazione. E possiamo dire, forse per farvi capire meglio, che quando la nostra coscienza riuscirà, si tratta di risvegliarsi via via ciò che noi siamo realmente, mi capite? Adesso è un'assurdità risvegliarsi al punto che ha un'emanazione infinita, è un'assurdità adesso, però per la legge dell'analogia possiamo scoprire quello che noi saremo in futuro. E quindi, quando saremo identificati completamente con la vera natura di ciò che noi siamo, cioè dei punti usciti dalla creazione, ci accorgeremo che noi siamo il centro della creazione, anche se sembra proprio strano. Vuol dire che tutto l'universo sta giocando un gioco per noi. E nello stesso tempo, però, ogni puntino è parte integrante di questo teatro, di questa manifestazione che contribuisce a rendere tutti gli altri puntini centro dell'universo. Vediamo, mi spiego un po' meglio. Dal punto di vista pratico, questo cosa vuol dire? Pratico proprio. Siamo, io e te siamo amici, ecco per esempio c'è Simona lì, ciao, ciao Simona, noi siamo amici. C'è Federica, poi siamo grandi amici con Federica. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che più io entro in me stesso e più risveglio, perché si tratta di risvegliare questi centri che sono addormentati per delle ragioni evolutive. Cosa vuol dire? Che quando io più mi risveglio interiormente, più percepisco l'altro come parte di me e percepisco chiaramente che tutto ciò che faccio condiziona in un certo senso, crea questa fratellanza con qualunque altro essere umano. Spero non sia difficile. Cioè, l'altro essere umano, quindi sto parlando di Federico, di Sonia, per esempio, che ci dice buongiorno, vuol dire che Federica e Sonia sono nello stesso tempo, muovono le loro vite, direi una cosa strana, per fare un favore a me, e nello stesso tempo io muovo la mia vita in qualche modo per la loro crescita. Ve lo ripeto perché è un punto un po' delicato.
sempre con la, quando avremo la consapevolezza di quel punto, spero non sia complicato, di questo settimo corpo, di questo settimo stato di coscienza, di questa illuminazione. Vedete cosa voglio dire anche dal punto di vista pratico? Incontri una persona per strada, beh, qualunque persona tu incontri, quella persona sta vivendo la sua vita per te. Faccio un esempio per capite meglio. Di stamattina mi sono svegliato alle 10, beh, se ne frega, sono svegliato alle 10. Il pasticcere panettiere che c'è qua di fronte si è svegliato alle 5 per farmi il pane. Io alle 10 mi sveglio, vado a comprare un pezzo di pane dal negozio qua di fronte. Voi direte, non c'è niente di strano. No, invece la cosa strana è che quando si acquisisce consapevolezza che siamo tutti completamente collegati e interagenti gli uni gli altri, quella persona si è alzata stamattina per fare il pane per me. Che può sembrare una cosa, diciamo, il tuo ego è diventato... è così che funziona, capite bene? Quello si è svegliato per fare il pane a me. Di fianco c'è un negozio che riparano motorini, quella persona ha aperto un negozio di riparazione motorini per me. Quando il motorino si rompe, vado da lui e me lo ripara. Pensate che è una cosa un po' assurda. Cioè, voi vi accorgete che tutto l'universo è creato intorno a voi. Pensa un po' che roba. Però è vera anche l'altra cosa. È vera anche che io mi sveglio alle 10, vado a comprare il pane e vado a comprare il pane per lui. Cioè, io sto giocando il suo gioco anche, lui sta giocando il mio, lui sta vivendo la sua vita, ma qualunque cosa lui faccia interagisce profondamente con la mia, anche se forse non ci siamo mai visti in faccia. Vedete che bello? Ma nello stesso tempo, però, non è che tutto l'universo è intorno a me perché sono il più bravo e il più buono. No, perché ho acquisito una coscienza divina. Ma nello stesso tempo ho la percezione chiara che ogni gesto che io faccio lo faccio per qualcuno. È troppo difficile? Vabbè, insomma, fa niente. Però guardate come funzionano le cose. Allora, adesso non fate on off, non fate acceso spento, mi raccomando, se fate acceso spento non capite niente. Dovete pensare, vi ho parlato del livello 1 e del livello 7, adesso diciamo quello che è importante, efficace per voi che fate un lavoro di crescita interiore. Non si tratta di diventare livello 7 domani mattina, neanch'io sono livello, lo posso concepire livello 7, ma non è che sono a questo livello 7, non è che sento l'universo dentro di me, intendiamoci, però lo percepisco, si può percepire. Però, cos'è importante che voi capiate? Che ogni giorno noi possiamo fare un passo verso l'interno, vedete? Mi capite bene? Come si fa a fare questo viaggio verso l'interno? Ma intanto cosa succede quando si fa questo viaggio all'interno? Ecco la risposta alla domanda. So che è stata un po' complicata. Cioè la domanda è, ma caro Max, in molte tue lezioni tu parli del fatto che possiamo trovare le nostre risposte interiormente. Ha ragione Nicolas, dice, vabbè, quindi arriveremo a un certo punto in cui non ci servirà a domandare più niente? Ha ragione. Ma la sua perplessità probabilmente arriva dal fatto che acceso o spento, che è un meccanismo che abbiamo tutti, fino a quando non capiamo come funzionano le cose. Cioè, caro Nicolas, è vero quello che tu stai dicendo, ma inserisci questa tua riflessione all'interno di un contesto. E allora succede un piccolo miracolo. Seguitemi bene. Avete sentito la domanda? Caro Max, tu dici che un certo giorno noi possiamo trovare le nostre risposte interiormente. Boh, va bene? Mi puoi spiegare come funziona? Ti sto spiegando come funziona. E cosa potrebbe accadere? Che quello che sto dicendo è talmente semplice che Nicolas o voi potreste dire: ah, ecco la risposta. Cioè, guardate il trucco. Lui potrebbe dire, sto inventandomi, lui potrebbe dire: guarda un po', se avessi posto la domanda in un modo diverso, la risposta mi sarebbe apparsa davanti. E dovete capire questa cosa perché è troppo importante. Voi mi fate una domanda e io vi rispondo. E va bene. E voi dite, beh, se devo fare una domanda vuol dire che c'è qualcuno nel mondo esterno che mi risponde. Va bene. Però vi sto spiegando che la domanda verte proprio su questo, che ognuno di noi può trovare le risposte dentro di sé. Di questo stiamo parlando.
Guardate in questo caso come il porre la domanda possa portare alla risposta. Quindi vi sto dicendo una cosa stranissima, vi sto dicendo che se la sua domanda era posta in un altro modo, poteva evitare di fare la domanda. Ve la rilego così, capito? Caro Max, ma tu dici che possiamo trovare le nostre risposte interiormente. Allora, ma insomma, come funziona? Se invece di porre la domanda dal punto di vista dell'acceso, dello spento, cioè un giorno non ho le risposte, il giorno dopo ce le ho, se voi ponete la domanda così, la risposta non ce l'avete. E avete bisogno di qualcuno come me che vi gira la frittata per ore fino a farvi arrivare alla comprensione. Se invece questa domanda, guardate che importante quello che sto dicendo, oh! Se invece questa domanda, voi vedete la stessa domanda, noi possiamo trovare le nostre risposte interiormente? Beh, la risposta è già lì. Perché se tu sei nel mondo relativo invece del mondo assoluto, se non sei più nell'acceso, nello spento, ma tu sai che più aumenti la tua consapevolezza, e più la risposta è lì. Mi spiego? È importante che voi capiate come voi ponete le domande. Non solo che voi capiate la risposta, ma la qualità delle vostre domande, perché è la stessa cosa. Quando si dice possiamo trovare le nostre risposte interiormente, sì, trovi la risposta interiormente, ma come tu poni la domanda? È troppo difficile? La qualità della tua domanda ti fa risvegliare la risposta lì davanti a te. Vabbè, andiamo ancora. Dai, questa cosa è estremamente interessante e mi fa molto piacere svilupparla. Ringrazio molto per questa domanda. Allora, vediamo un po'. Prendiamo ancora una volta la domanda. Cerchiamo di sezionare questa domanda. Caro Max, tu parli del fatto che noi possiamo trovare le nostre risposte interiormente. Bene, ok, ci siamo. Con quale sistema voi potete porre questa domanda? Avete 7 sistemi a disposizione, ancora una volta. Non è complicato, Il primo sistema qual è? I primi 3 quali sono? Sono quelli della mente razionale, dell'emozionale farlocco. Voi ponete una domanda così, la risposta non può arrivare. Ricordate i 7 livelli di ascolto. Voi riflettete su questa cosa e siete attenti, interessati, concentrati su queste cose. Capitemi bene, non è difficile. Recuperate i 7 livelli dell'ascolto, che sono uguali agli stessi livelli con cui voi ponete le domande esistenziali. Sembra complicato, ma non lo è. Se voi avete una domanda all'interno e questa domanda si trova a livello 1, cioè la vostra coscienza risvegliata a livello 1, questa cosa attira la vostra attenzione, ma l'attenzione non basta per avere la risposta. Se siete a livello 2, attira il vostro interesse. L'interesse è già qualcosa, ma non basta per avere la risposta. A livello 3 c'è la concentrazione.